La fibromialgia è una patologia poco conosciuta. Il dolore è un argomento che ci portiamo dietro da un sacco di anni. I malati di encefalomielite mialgica, prima di ammalarsi, conducevano una vita normale. Siamo sottoposti a continue visite di controllo, esami, interventi. La fibromialgia è una patologia poco conosciuta, anzi è una sindrome. È una sindrome proprio perché è costellata da numerosi sintomi che vanno dalla difficoltà di concentrazione, alla stanchezza cronica, una stanchezza che si manifesta già fin dalle prime ore del mattino. Ma il sintomo più forte, quello che tutti noi pazienti conosciamo, è il dolore. Un dolore che diventa cronico e che ogni giorno dobbiamo gestire. Ecco, io sono una paziente fibromialgica, una paziente che gestisce il proprio dolore quotidianamente, ma che in questo periodo del tutto eccezionale, in cui siamo stati isolati dentro le nostre case, ho sentito ancora più forte questa fragilità, questo distacco dal resto del mondo. E si è spessito il confine che mi porta all'isolamento dagli altri. Sì, perché è venuta a mancare una relazione, quella che noi chiamiamo relazione terapeutica, quella relazione che abbiamo non solo con i nostri affetti, con i nostri cari, che non abbiamo visto in questo periodo, ma quella relazione che abbiamo con i nostri medici, che ci aiutano, a sopportare questo dolore, a gestire questo dolore. Ecco, in questo periodo così difficile, è come se loro purtroppo si fossero dimenticati di noi. Non abbiamo avuto accesso alle cure, non abbiamo potuto recarci negli ospedali per una giusta causa, per la nostra salute, per prevenire questo contagio sicuramente. Però è aumentato questo senso di abbandono, di fragilità, questo senso di isolamento. Ecco, la relazione abbiamo capito, ho capito da paziente fibromialgica, che è una parte fondamentale della terapia. E devo dire che il dolore più forte che ho provato in questo periodo è il dolore legato all'assenza del medico, all'assenza da parte della relazione col medico.